Alessandro Serenelli si pente del peccato che ha commesso, ha ucciso una bambina e viene perdonato. San Pio da Pietrelcina, quando ai suoi piedi, sulle sue ginocchia andavano i penitenti pentiti, ripeteva: io ti assolvo. Certo, noi sappiamo dalla vita di Padre Pio che se tu non eri veramente pentito, ti mandava via. Ma non per farti un dispetto, ti mandava via perché voleva che tu tornassi cambiato, rinnovato dentro. E poi Gesù che ci insegna quella preghiera che tutti i giorni recitiamo, preghiamo, fra poco anche alla messa, il Padre nostro. E anche lì ad un certo punto dice: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sapete quante volte noi profaniamo questa preghiera? Cosa vuol dire rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Come tu come tu Padre mi perdoni, fa che io allo stesso tempo possa perdonare i miei fratelli. La Vergine Maria, in questo mese di ottobre dedicato a lei, Madonna del Rosario, ci aiuti nella nostra conversione. Amen.